in occasione dei preparativi per la canonizzazione del beato Luigi Scrosoppi. Nel 2000 la Caritas Premariaco decide di avviare un progetto di sostegno dell'ospedale per la cura delle piaghe di Burnley. L'obiettivo era quello di creare dei gruppi di 10 famiglie che si facessero carico della cura di un bambino colpito da questo morbo. L'iniziativa ebbe un successo inaspettato e in accordo con l'amico Dario e le suore della Provvidenza, abbiamo preso contatto con altre parrocchie. A fine 2003 le parrocchie coinvolte erano ben 9. I bambini curati e guariti erano parecchie decine. Nel 2003, in occasione del primo viaggio in Africa, abbiamo preso atto che anche nelle missioni del Togo c'erano importanti e urgenti bisogni. Il più importante ed urgente era quello di garantire gli stipendi di medici, infermieri e maestri nelle missioni di Kouvé e di Epe. Abbiamo scoperto che questo progetto trova pieno supporto nel messaggio che Gesù ha voluto trasmetterci con la parabola del buon samaritano. Qui emergono 3 figure e comportamenti. La prima figura è quella del samaritano che, vedendo il viandante agonizzante sulla strada, prova compassione e si mette in gioco occupandosi in prima persona di fare le prime cure e di trasportarlo in un luogo sicuro. La seconda figura è quella del samaritano che, cosciente dei suoi impegni personali, chiede all'albergatore di occuparsi della guarigione del viandante ferito, offrendogli il denaro necessario alle cure. La terza figura, molto importante in questo quadretto evangelico, è quella dell'albergatore che, in risposta al denaro ricevuto, si occupa fattivamente della guarigione del viandante ferito. Senza questa figura, il progetto solidale presentato da Gesù non avrebbe avuto compimento. Sembra che con questa parabola Gesù abbia voluto sottolineare che tutti gli uomini possono contribuire al progetto di salvezza dell'umanità, ognuno in base ai propri talenti. Il nostro progetto di sostegno del personale dipendente nelle missioni delle suore della Provvidenza è la rappresentazione fedele della parabola del buon samaritano. Il samaritano che interrompe il suo cammino e i suoi obiettivi per occuparsi in prima persona del viandante ferito rappresenta le nostre suore e tutti i missionari. Essi infatti interrompono il loro cammino di vita per partire verso terre lontane e occuparsi in prima persona di chi necessita di supporto spirituale e materiale. Il samaritano che dà i 2 denari rappresenta a noi che nella vita abbiamo altri impegni, sia nella nostra famiglia che nelle nostre comunità e nel nostro territorio. Nonostante questi impegni però, possiamo offrire i 2 denari evangelici e contribuire ai progetti dei nostri missionari. Il locandiere che riceve i 2 denari e che porta alla guarigione il viandante ferito rappresenta i medici, gli infermieri e tutto il personale che nelle missioni, grazie ai nostri 2 denari, si occupano concretamente dei tanti bisogni. Sulla base di questa visione evangelica, in accordo con l'amico Dario e le nostre mogli, abbiamo fondato il gruppo Amici Padre Luigi, con un suo sito, un suo logo e una sua gestione amministrativa, suddivisa per parrocchie e gruppi di sostegno. Nell'odierno incontro degli animatori, ricordiamo il 20° anno di fondazione del gruppo. Nel 2002 la congregazione dà vita all'associazione Solidar Mondo, con l'intento di coordinare i tanti gruppi che da anni lavorano per le missioni delle suore della Provvidenza. Uno dei gruppi fondatori è la Caritas di Premariaco. Nel 2003 viene sostituito dal neofondato gruppo Amici Padre Luigi. Se non sanno, ma non sanno le cose perché non sono state formate, ma possono acquisire un cammino di formazione. Ho 8 candidate che quest'anno hanno superato l'esame di Stato.
ma dove trovavano alloggio? Trovavano alloggio nelle famiglie. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Rimediate l'intercessione di San Luigi Scrosoppi, vi benedica a tutti Dio Onnipotente, lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie. No, io come la resta.